Decorazioni gioiello per l'albero più bello. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi un video in cui creeremo delle decorazioni per l'albero di Natale con la gomma Eva, con la gomma crepla, con il fommi, insomma, chiamatelo come volete, con quel materiale gommoso e versatilissimo che oggi vestirà a festa il nostro albero di Natale. È un progetto che ho visto su Pinterest, mi è piaciuto tantissimo, se trovo il link ve lo metto qui giù in info box. Era un video di una ragazza russa, se non ricordo male, bellissimo, e ho fatto mio questo progetto variandolo leggermente. E allora, prima di passare di là, mi raccomando, lasciate un pollice in su, condividete il video, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e cliccate la campanella per non perdere video futuri. Venitemi a trovare su Facebook e su Instagram, Arte per Te, pennello bianco su fondo rosso, e venitemi a trovare anche sui miei altri due canali, Ombretta, il mio canale di lifestyle, e Due Cuori Una Cappa, il mio canale di cucina. Io vi aspetto in tutto il mio mondo social a braccia aperte. Adesso però basta chiacchierare e andiamo a creare una stupenda decorazione di Natale. Spostiamoci di là e vediamo come si fa. Ed ecco l'occorrente per preparare le nostre decorazioni con il fommi. Allora, innanzitutto del fommi glitterato, della gomma Eva o crepla, chiamatela come volete, glitterata. Io ce l'ho di tutti questi colori, scegliete voi il colore che più vi piace per il vostro Natale. Ci occorreranno 3 colori per ogni decorazione, abbinateli a vostro gusto. In abbinamento ai colori che avete scelto, scegliete anche dei nastrini, come questi, dei cordoncini, e delle perline, queste righe di strass perline che vendono in tutti i negozi di cartoleria, anche dai cinesi potete trovarle, di diverse dimensioni. Io ne ho anche qualcuna più grande per fare un centrale. E poi ci servirà anche un pezzo di cartoncino piccolissimo per creare le sagome dei vari pezzi della nostra decorazione, pistola per colla a caldo e relativa stecca. Poi naturalmente un paio di forbici, una penna o una matita, e iniziamo subito il nostro lavoro. Su di un cartoncino ricaviamo delle sagome. Ci occorrerà fare un quadrato da 3 cm e mezzo per 3 cm e mezzo, e di questi faremo 2 pezzi di fommi con un colore a scelta. Io li farò gialli dorati. Poi ci servirà un cerchio con diametro 4 cm e mezzo, di cui faremo 4 pezzi con il fommi, un cerchio con il diametro 3 cm di cui faremo altri 4 pezzi con il fommi, e un cerchietto diametro 2 cm con il quale faremo altri 4 pezzi sempre con il fommi. Ed eccoli qua i pezzi che ci occorreranno: 2 cm, 3 cm, 4 cm e mezzo di diametro e 3,5 x 3,5. Ci servirà una strisciolina di cartoncino che poi trasformeremo in fommi della lunghezza di 10 cm x 3 mm. E voilà. Arrivati a questo punto avremo 2 quadrati, 4 cerchi da 4 cm e mezzo di diametro, 4 cerchi da 3 cm di diametro, 4 cerchi da 2 cm di diametro e 4 striscioline 3 mm per una decina di centimetri circa. Di questo non vi do una esatta lunghezza, fateli 10 cm, ma poi magari ne useremo un pochino di meno, ma meglio abbondare che rimanere senza che vengano corti. Quindi mettiamoli da parte, pieghiamo in 2 quadrati così e rimarchiamo la linea del centro con una penna 1 e 2 sia in questo lato che nell'altro. Questo ci servirà come segno successivamente quando dovremo assemblare tutti i pezzi. Facciamolo anche con l'altro quadrato. Adesso con i cerchietti pieghiamoli ben bene a metà, prima da un lato e poi, dopo avergli dato l'orma, pieghiamoli anche dall'altra e segniamo solamente da una parte il centro 1 e 2, così
Sugli altri invece non dobbiamo fare assolutamente nulla. Adesso prendiamo il cerchio più grande e appiccichiamo al suo centro uno dei cerchi piccoli con la colla a caldo. Mettete poca colla a caldo perché, come voi ben sapete, il foamy è sensibilissimo al calore e se abbondaste si piegherebbe. Ok, centrate bene e schiacciate. Quindi prendiamone uno giallo e applichiamolo al centro. Adesso pieghiamo per far prendere un pochettino la forma nel senso contrario a dove avevamo fatto i segni, così. Voilà, rilasciamo, prendiamo una delle nostre striscette dorate e, facendo molta attenzione con la colla a caldo, sporchiamo lì dove si congiunge un cerchio e l'altro e applichiamo lungo tutta la circonferenza una striscia. Di foamy dorato e voilà, quello che avremo sarà questo. Adesso circondiamo anche questo girellino con un altro cordoncino. Io ne prenderò uno rosso e lo metterò qui attorno al cerchio principale e voilà. Adesso prendiamo degli strassetti rossi, prendo una fila e mezzo di questi, quindi tiro via l'intera fila senza staccarla l'una dall'altra e qui sulla circonferenza metto un pochino di colla e attacco la catenella di strass. Alla fine del nostro lavoro quello che avremo sarà questo e cercheremo di piegarlo ben bene. Quindi prenderemo una pietra verde e con un punto di colla a caldo la applicheremo in centro, così. Voilà, non è bellissimo? Facciamo 4 di questi medaglioni, tutti uguali. E adesso siamo pronti all'assemblaggio. Abbiamo qui i quadrati e i cerchietti. Allora, il cerchio deve arrivare, prendiamo la parte con il segno e facciamo in modo che i due cerchi, i due segni arrivino a toccare la circonferenza. Ecco, quella è la parte che dobbiamo incollare. Quindi colla e inseriamo, così, 1 2, quindi prima attacchiamo i 4 cerchietti, quindi voilà, e teniamo fermo. E voilà, 4. Adesso pieghiamo a metà, così, ognuno dei cerchi, uno, proprio creiamo una pressione in modo da
arrotondarli. E adesso inseriamo anche l'altro cerchio, anche l'altro quadrato, così uno, quindi facciamo ben appiccicare, giriamoci e due, tenete sempre i segni ben in evidenza. Cordoncino, annodiamolo e con un punto di colla che porremo magari da questo lato, schiacciando, inseriamo il cordino all'interno dopo aver messo un punto di colla, voilà, e chiudiamo così. Non è ancora finita. Allora, adesso a uno chiudiamo tutte queste bocche che rimangono così, una, e facciamo combaciarle. Ora prendo degli strass più grossi dal centro, comincio ad attaccarli lì dove ho chiuso le anse. A questo punto prendo un rettangolino di fommi e, lasciato un occhiello abbastanza grande, lo arrotolo. Ok, va bene così. Ne ho preso anche troppo, quindi un 5 cm. Metto un po' di colla a caldo e lo chiudo. Quindi prendo una pietra di quelle che ho usato anche per decorare e l'adagio qui al centro a nascondere l'unione dei lembi. Adesso inseriamo questo laccio all'interno di questo fommi, facciamolo scivolare dentro, applichiamo il nostro pendaglietto con un po' di colla a caldo, quindi inseriamo e spingiamo così. Manca solo l'ultimo tocco, una bellissima gemma sulla parte anteriore. Naturalmente io l'ho scelta verde. Ed eccole qui le nostre decorazioni belle e pronte. Avete visto che magnificenza? Sembrano dei veri e propri gioielli da appendere agli alberi più belli. E allora, se questo video vi è piaciuto, regalatemi un bel pollice in su e una condivisione. Adesso vi lascio alle foto per godere appieno della bellezza di queste decorazioni e noi ci vediamo subito dopo le foto. Ciao!
che bella la nostra stupenda decorazione, ma guardate, guardate che lusso! E con questa luce non viene fuori tutto il suo splendore di piccolo gioiellino da appendere all'albero. Nelle foto vi ho fatto vedere la sua reale resa, è veramente bellissima. Bene, io spero che questo video e questa decorazione vi sia piaciuta, fatemelo capire con i vostri commenti e soprattutto mi interessa sapere, anche per una questione pratica di programmazione di Arte per Te, ma il vostro albero di Natale che colore è? Voglio sapere che colore è l'albero, perché ce ne sono oramai rosa, bianchi, verdi, il mio è verde per esempio, e che colore sono le decorazioni? Nel mio ci sono decorazioni dorate, rosse e qualcuna verde. Nel vostro invece quale sarà il colore del vostro albero di Natale 2021? Fatemelo sapere qui sotto tra i commenti. Bene, non mi rimane che salutarvi, mandarvi un grande bacio. E noi ci diamo appuntamento sempre qua per un prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto. Alla prossima volta. Ciao!